Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di Gema Gamer. Oggi sono qui per presentarvi la nuova modalità inserita in FIFA 16 che è il Draft Foot. Andiamo subito a provare questa nuova modalità. Allora, io di solito uso il 4-1-2-1-2, ma non c'è. Vediamo un po' da come possiamo adattarci. Facciamo un 4-3-3 offensivo. Allora, selezioniamo un capitano. Mamma mia, che scelta difficile. Allora, sono indeciso fra Götze, Bale e Ibrahimovic. Però, senza togliere agli altri, io scelgo Ibrahimovic. Allora, poi attaccante sinistro. Prendiamo Neymar, anche se non fa intesa. Andiamo all'attaccante destro, Allora, c'è il Barbo, Pisellone, però per fare intesa preferisco Lucas. Almeno facciamo un po' di intesa. Vediamo qui, centrocampista centrale, Insigne, Grenier, Sterling. Sono costretto ad andare per intesa. Centrocampista centrale, sinistra. Rafinha, Pjanic, prendiamo Rafinha, così fa intesa con Lima. Vediamo, centrocampista centrodestro, interamente Thiago, qui nessuno fa intesa, mi sa, quindi mi tocca scegliere uno dei migliori e mi sa che è Thiago. Andiamo al terzino sinistro ne scegliamo, senza ombra di dubbio, Alba. Terzino destro. Un po' possiamo mettere, mettiamo De Marcos, così fa intesa con Thiago. Difensore centrale Benatia, so che non fa intesa, ma Benatia mi piace dal tema di fila 15. Benatia, Paletta ragazzi, Paletta. E io voglio affidare la mia difesa proprio a lui, a Paletta. In porta metteremo. Non mi ricordo chi c'è in difesa. Allora facciamo una cosa, andiamo sul sicuro. Allora c'è Benatia. Dai ragazzi, mettiamo a Bravo. La panchina ce la facciamo fare da soli? Sì, facciamo completare la mia rosa. Allora, scegliamo solo del portiere. Sirigu, così metto Sirigu in porta che fa intesa con Paletta e il resto della squadra la faccio completare automaticamente. Come squadra può andare, dai. Dobbiamo scegliere soltanto l'allenatore. Dobbiamo scegliere un allenatore spagnolo, abbiamo la maggior parte di spagnoli, però non c'è. Allora andiamo su Allegri. No, Allegri non mi piace perché non mi piace. Allora andiamo su Flores. Allora vediamo il riepilogo foot. I migliori giocatori sono Ibrahimovic, Busquets e Sirigu. Andiamo avanti. Bene, adesso quindi andiamo a provare questa squadra. Ci tengo a precisare, ho messo livello leggenda, volevo provarlo. Ho provato altre volte, ma non so giocare. Non so giocare benissimo, quindi andiamo a sfidare oggi non il solito Barcellona e Real Madrid, vediamo un po' o il Paris Saint-Germain o il Manchester City, vediamo. Prendiamo il Paris Saint-Germain che è più forte. Mi sono dimenticato di dire, è molto bella la schermata iniziale delle partite. Questa è stata una schermata che mi piace molto. Allora, mettiamo la divisa nera a noi e la bianca a Paris Saint-Germain. E andiamo a giocare. Sì, parte la partita tra Draft Foot e PSG. Vediamo come andrà a finire questa partita.
Non oso immaginare la difficoltà. Comunque, proviamo, ragazzi. Spero che mi stia piacendo tutto quello che sto portando sul mio canale. Siamo all'inizio, quindi è logico che tenderò a portare ciò che ho al momento. E come alternativa, visto che non è uscito molto, molti giochi, a parte Until Dawn, che io purtroppo ho completato prima e ho dovuto subito dopo l'ho venduto, mi è rimasto un FIFA 15, la demo e GTA, che purtroppo non riesco a trovare avversari online e non riesco a giocare, quindi sono costretto a portarvi di qualche demo e quello che ho al momento. Però l'importante è divertirsi insieme. Vediamo un inserimento. La Fina fa fallo. Azione, azione del Paris Saint Germain. Palla per Cavani. Non va. Ah, non so se lo sapete, le partite a Foot Draft durano 6 minuti, non 4 come le partite normali. Quindi è un modo in più per testare il gioco. Attenzione, De Marcos vede l'apertura per Neymar, bellissimo stop, Neymar butta a terra tutti, cade anche lui. Attenzione, la ripartenza di Lucas. Come dicevo nei precedenti video, i giocatori si allungano molto la palla, vanno subito in attacco, e la CPU. Ah, io ho visto... Vorrei fare qualche fine di corpo. Ecco. No, perde la palla. Mentre Maxwell cross al centro. Sirigu. Ragazzi, ma paletta dov'è? Io voglio assolutamente giocarci con paletta. Paletta è il capitano, secondo me. Non dovevamo nemmeno scegliere Ibrahimovic. Paletta è uno dei top di questa squadra. Eccolo con arroganza a prendere la palla. Guardate. No, perde la palla. Ibrahimovic. Arbitro. Cavani che non prende una palla nemmeno a pagarlo. Le sta perdendo tutte su quella fascia. Ho anche notato che per fare le skill tradizionali, che prima si premeva su FIFA 15 R2 la finta, adesso si usa L2 per fare quel tipo di finte, delle finte con il movimento. Infatti non mi trovo molto a farlo. Ma Ibrahimovic! Mamma mia, che palo! Spazza! Guardate, adesso prima che ne so, L2X... E non faccio niente, giustamente perché mi tolgono la palla. Matuidi, Verratti. Anche Verratti è diventato francese. Tipo adesso L2X fa quei passaggi. Ecco, vedete, prima si premeva R2X, adesso non lo fa. Adesso fa questo, i passaggi più lunghi. Non so perché, forse mi metto le finte di corpo. Eccolo qua. Addormentiamo l'avversario. Ho qualche finta. C'è il di Alba. Ma non mi esce nessuna skill. Allora ragazzi, fatemi sapere com'è la qualità su YouTube, perché io sto renderizzando in un formato diverso dal solito, perché ho notato che nei primi due video ho notato proprio che la qualità era scarsa, si vedeva male. Allora ho deciso di renderizzare in una maniera un po' diversa il mio video. E mi hanno detto che si vede bene, però voglio sapere anche altri pareri, perché YouTube, come sapete, cambia quando vai a pubblicare su YouTube, perde qualità il video. Parisa c'è bella tensione. Maxwell, perché non dire Maxwell? Verratti, perde palla. Parte Thiago. Ibrahimovic, perde palla. Paletta, mamma mia. Ragazzi, dobbiamo leggerlo, uomo della partita. Assolutamente. Non ho parole per descrivere la sua bravura.
Ibrahimovic per Neymar, Neymar evita tutti, palla al centro, si sì, recupera. E finisce così la partita, volevo dire finisce così il primo tempo, adesso andiamo a giocare il secondo tempo. Ho fatto 0 tiri in porta, ragazzi, vediamo la formazione se è possibile mettere qualcuno un po' più forte o per rendere più pericolosa la mia squadra, ma niente. Sarei tentato da Motta, che secondo me è molto forte, ma sto scherzando ovviamente, lasciamola così come stanno le cose che è meglio. E parte il secondo tempo, subito, prepotente. Grenier, Neymar. Secondo me questa modalità sarà molto interessante su FIFA Ultimate Team. Ci voleva qualche innovazione e anche la modalità carriera sono curioso di provarla. Perché quando arriva la fine dell'anno e non si va più voglia di giocare all'Ultimate Team, la modalità carriera io la uso spesso. Però la uso verso più la fine del gioco. Lucas! Il tiro! Palo! Non tiro abbastanza nel primo tiro, è stato quasi letale. C'è la lotta in difesa, Pastore non molla la palla. Guardate come non lascia la palla, è difficilissimo. Ha fatto anche la finta di corpo. Cross al centro. Cavani si tuffa, ecco. Bello. No, sbaglia Cavani. Meno male che non ha tirato subito. Neymar si prende il gioco del difensore, poi decide di cambiare lato. Lucas, Ibrahimovic, parata di Sirigu. Faccio d'angolo, batte Grenier, Benatia, non la prende, attenzione Alba, granata Rafinha, non la prende, bene, Grenier, attaccato, Neymar. Prova a mettere al centro, ma viene deviata. Nuovo cross. Grenier. Palla. Ibrahimovic. Tiro. Ah. Non va ragazzi, non va. Non entra questa palla. Lucas, ancora cross al centro, Ibrahimovic. Dai, stiamo attaccando di più. Neymar. Non va. Ragazzi, fatemi sapere se vi sta piacendo tutto. All'inizio è un po' difficile perché poche persone commentano, non si è conosciuto. E quindi capisco anche voi nel non commentare. Però se volete potete scrivermi tutto e farmi sapere. Perché a me piace condividere con voi tutta questa mia passione. Io avrei dovuto cominciare 2 anni fa a fare video, ma non ho avuto tempo. E adesso che ho più tempo, voglio condividere con voi. Adesso battiamo la posizione con Neymar. Però, guardate, non ho usato la bomboletta all'arbitro in questo caso. Neymar, il tiro! Fuori. Bruttissima posizione di Neymar. Vediamo se riusciamo a farlo cadere. Jordi Alba la meglio. Rafinha, Neymar. Errore. Fallo. Dai, ammoniscilo. Sì. Bravissimo. Ma tu gli hai fatto bene. Jordi Alba per Rafinha. Comunque, se dovrei iniziare FIFA 16 con una squadra del genere, non mi lamenterei. Già avere un Neymar è buono, però l'intesa è un po' scarsa. Verratti! Non so se era un tiro cross. Ibrahimovic. Lucas. Palla al centro, non c'è nessuno. Voglio batterlo corto questo. Lucas.
paletta! Mamma mia paletta, ragazzi! Ma avete visto paletta? No, dobbiamo rivederlo. Guardate con che potenza! E io adesso vado a pescarlo. Dov'è? Era uscito. Eccolo qua, paletta. Si chiama la pala paletta. E però la pala va a Ibrahimovic. De Marcos. Grenier, azione di prima. Mamma mia. Che peccato. L'azione più bella della partita è il tiro di paletta. Neymar ruba palla. Fa fallo. Benatia. Ibrahimovic. Lucas. Può essere l'ultima azione. Lucas. Il tiro. Non va. Finisce così la partita. E allora andiamo ai rigori. Però vedete, nel secondo tempo ho dominato io. Ah no, si fanno direttamente i tempi supplementari, quindi non c'è possibilità di scegliere in football draft, e allora andiamo ad affrontare i tempi supplementari. Per Lucas, Grenier, Ibrahimovic, Lucas, vede Neymar, non va, Rafi, cosa ha fatto Rafi? Ongenda. Parte il Paris Saint Germain. Lucas fermato da Benatia, che intervento. No, attenzione a Sirigu, no, e il Paris Saint Germain passa avanti con Rabiot. Un gol non meritato. Allora Lucas, sì, ma voleva fare la bicicletta su Ibrahimovic. Mannaggia, abbiamo subito il gol ai supplementari. Ongenda contro paletta. Paletta alla meglio. Paletta fa ripartire la sua squadra. Finisce il primo tempo supplementare. Dai, non si può perdere così. Abbiamo tutti a terra. Guardate la loro stamina. E mi tocca mettere Busquets. Motta per dare una risvegliata al centrocampo almeno. Comincia il secondo tempo. Lucas si dribbla tutta la difesa. Mette al centro Ibrahimovic, non riesce a prendere. Arriva prima Sirigu. Parte Grenier. Mamma mia, Paris Saint Germain è molto forte. Livello leggenda, non si può giocare. Dico io che non posso giocare perché non sono molto esperto. Da, non perdere tempo. Qui l'arbitro sotto la bomboletta. Batte Ibrahimovic. La barriera salta. Ibrahimovic è di là sopra. Ragazzi, abbiamo giusto 2 minuti più recupero per cercare la fortuna. Ma ovviamente non possiamo perché abbiamo sbagliato. Ongenta. Ongenta, Lucas. Fa. Ma come? No. No, raga, guardate, questo secondo me da rigore. Dai, è stato dominio. Attenzione Sirigu contro Ibrahimovic. Ibrahimovic, parata di Sirigu. Dai ragazzi, bellissima parata. Neymar, Grenier esausto. Allunga per Ibrahimovic. Ibrahimovic, Ibrahimovic, Ibrahimovic. Ma cos'è quel tiro? Bartek Grenier. Mamma mia, che partita ragazzi. Un minuto di recupero. Il prossimo minuto di recupero parte Stambouli. Forza fresca del Paris Saint Germain. A breve fischia l'arbitro. Ecco qui. Ragazzi, finisce 1-0 per il Paris Saint Germain questa partita. È stata molto difficile. Bellissima questa modalità, mi è piaciuta molto. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se volete porto un'altra partita di questa, sempre con questa modalità. Un saluto, condividete, spolliciate, iscrivetevi al mio canale. E io sono qui per qualsiasi cosa.
Un saluto a tutti da Gemma Gamer, ciao!